E siamo al Parco Archeologico Terme di Traiano per la 13ª edizione di Terme in Fiore e andiamo a scoprire tutte le novità. Siamo qui insieme alla presidente della Proloco, Maria Cristina Ciaffi, se ci vuol fare un bilancio di queste giornate di Terme in Fiore. Allora, sì, un bilancio più che positivo perché come 13ª edizione veramente abbiamo avuto un gran successo di pubblico, i nostri espositori sono molto contenti ma anche tutte le persone che sono venute perché effettivamente le due conferenze sono state molto seguite, tanti bambini che hanno partecipato ai nostri laboratori e poi il momento musicale ha avuto anche un bellissimo successo. E in questa 13ª edizione ci sono state delle novità? Sì, noi cerchiamo ogni volta di cambiare quello che è il programma a corredo, della manifestazione, quindi confermiamo alcuni appuntamenti classici come appunto quello dei laboratori, cambiano i temi delle conferenze e poi abbiamo aggiunto appunto questo momento musicale con il maestro Simonetta Camilletti che è appunto docente alla cattedra del Conservatorio di Santa Cecilia e quindi è stato per noi un momento abbastanza importante perché il momento musicale, il programma che lei ha presentato si intitola proprio Una chitarra per la pace a Terme in Fiore, quindi ha previsto proprio dei brani composti da lei proprio per l'occasione. E siamo qui insieme a Paolo che sappiamo che è della Sicilia, ma chi ti ha spinto ad essere qui a Terme in Fiore? Salve a tutti, sì, io sono Paolo, rappresento l'azienda agricola D'Aleo, noi siamo siciliani. Cosa ci ha spinto ad arrivare qui? In realtà il grande affetto degli organizzatori, il merito va ad Antonella e Roberta, delle splendide organizzatrici, che mettono il cuore in quello che fanno e lo dimostrano, e mi hanno convinto tanto da spingermi fin qui. E quindi con tanto piacere, a settembre scorso, marzo, la prima che ho fatto io qui è stata marzo del 2023, poi sono venuto nuovamente il settembre adesso, quindi è la terza volta che vengo qui a Terme in Fiore ed è sempre un onore. E che cosa esponete di bello? Quali sono le vostre piante che portate? Ecco? Allora, come vedete, noi abbiamo una collezione di passiflore, una pianta tropicale, un rampicante, è una pianta veramente bellissima. Abbiamo una collezione di circa 180 varietà tra specie ed ibridi, delle quali ci sono alcune anche che producono dei frutti edibili come ad esempio il passion fruit, il maracujá, che è la passiflora edulis, esatto, che possiamo vedere ad esempio questo qui è il frutto che siamo abituati a vedere poi nei suoi derivati o anche viene utilizzato tantissimo nell'industria della pasticceria. Ma vogliamo dire magari ecco a chi ci ascolta come si coltivano questi tipi di piante? Allora, sono delle piante, devo dire, molto rustiche. Il nostro consiglio è sempre quello di mettere queste piante a dimora sia in piena terra per chi ovviamente ha la possibilità di poterlo fare, perché comunque sono delle piante a crescita veramente molto rapida di grande vigore. Per chi non ha la possibilità è una pianta facilmente coltivabile anche in vaso, anche in un vaso non troppo grande, anche un 35-40 è un vaso abbastanza ideale. Essendo una pianta dal portamento rampicante ha bisogno dietro di un sostegno, di un tutore per poterla fare arrampicare. Una pianta che si gestisce anche in maniera autonoma a livello di crescita perché comunque produce dei filamenti chiamati viticci che consentono alla pianta di potersi legare ai sostegni alle spalle. Una pianta che consigliamo sempre di mettere esposta a sud, comunque perché ama tantissimo il sole stimola anche tanto la fioritura.
È tra l'altro una pianta che in condizioni climatiche favorevoli ha una fioritura che parte da marzo fino insieme a Maria Pia che ci svela qualche segreto sui limoni. Ok, cosa volevate sapere in particolare? Allora, il tipo di coltivazione, che tipo di limoni sono questi? Allora, abbiamo quattro stagioni, è un limone quello più venduto, più usato, perché in effetti ha una produzione continua. E hanno bisogno di poca cura, cioè nel senso che la cosa che purtroppo frega gli agrumi sono gli afidi. E allora bisogna mettere magari un antiparassitario, perché purtroppo soffrono i limoni questa caratteristica che ultimamente si sta insinuando un parassita, e perciò bisogna fare dei trattamenti per attaccarlo, però una volta fatto tranquillamente. Concimarlo se in vaso ogni 3-4 mesi, se in piena terra 2-3 volte l'anno, tutto qua. Non vuole molta acqua. Va tenuto con un terriccio, diciamo, quando è asciutto si bagna, questa è la cosa capitale proprio del limone, perché troppa acqua, come dicevo prima, si infracidisce proprio. Va bene, poi abbiamo altri tipi di limoni, il limone rosso che è un ibrido, è stato fatto in un'università, tra il limone quattro stagioni e l'arancio rosso. È fantastico perché, come vedete dalla figura, acquista questo colore rosso da fuori. Dentro, quando lo aprite, sa di limone, però ha delle striature rosse, e poi anche nel gusto sa proprio prettamente di limone, ma con un sentore di arancio. Bellissimo, buonissimo. È interessante il Meyer, perché è un limone antico, è stato riscoperto da alcuni anni appunto da questo botanico che si chiama appunto Meyer, e il limone ha preso nome da lui. E qual è la caratteristica? Che è un limone che resiste anche a meno 10 gradi. Perciò è tranquillamente commestibile come tutti, un limone che si può benissimo coltivare ovunque e dà dei frutti abbastanza copiosi, diciamo, ecco. Street alone. Her head was down, face. E questo che cos'è? Allora, questo è un finger lime, limone caviale, che praticamente è una novità da pochi anni qua in Italia. Non è altro che un arbusto che cresce ai margini del deserto dell'Australia, e noi lo teniamo, diciamo, a forma di alberello o intrecciato così su una spallierina. Però in effetti lui cresce come arbusto e fa un frutto che è ricercato, è stato Cracco, lo chef Cracco, a metterlo sul mercato circa 10 anni fa. È un frutto che costa dalle 150 alle 250 al chilo. Le nostre piantine chiaramente non costano così care, diamo l'opportunità a tutti di coltivarlo e di beneficiare. E adesso ve lo faccio assaggiare, ragazzi, perché è squisito. Si chiama finger lime perché ha la forma di un dito ed è un limone, diciamo. Poi si chiama caviale vegetale perché dentro ha delle palline, delle microsfere che assomigliano al caviale. Il suo nome scientifico è Citrus australasics. Perciò questa è veramente una novità stupenda, sì, che ormai la gente, diciamo, lo conosce bene. Adesso ve lo faccio assaggiare. Buono! Wow,
Siamo qui insieme a Ombretta del Monte, scrittrice, poetessa e artista direi 360 gradi, e infatti anche pittrice. Come nasce l'amore per l'arte? Beh, inizialmente con la pittura. Ho avuto, diciamo, sin da piccola questo, diciamo, istinto, talento e predisposizione nel disegnare e nel dipingere. Ho fatto la scuola d'arte e poi nasce anche un amore parallelo, quello per la scrittura. Quindi da giovanissimo ho iniziato con delle poesie, poi libri, e ne ho scritti un paio, e raccolti poi appunto poetiche, collaborazioni su riviste scientifiche esclusivamente artistiche. E quindi, diciamo, sia la scrittura che la pittura si equivalgono. Tornando alla pittura, qual è la tecnica che utilizza? Beh, principalmente acrilico, poi acrilico misto ad altri materiali, all'organza, alle sabbie. E ultimamente sto, diciamo, allargando un po' la tavolozza dei colori e sto puntando anche molto, diciamo, sulle arti applicate, quindi un po' di più sull'aspetto estetico. Durante la sua carriera ha avuto tanti incontri illustri, ce ne vuole raccontare qualcuno? Beh sì, ce ne sono stati tanti, il primo che mi sovviene è anche una donazione di un ritratto di Yolanda di Savoia, che appunto, diciamo, è messa nel comune di Yolanda di Savoia in provincia di Ferrara. E quando è stata scoperta quest'opera c'era proprio la presenza del principe Emanuele Filiberto di Savoia. E insomma, quindi questa è stata, insomma, una bella soddisfazione. E poi ho incontrato il professor Sgarbi, persona sempre molto attiva. E ce ne sono, insomma, ecco, diciamo, diverse anche nel mondo, insomma, del cinema, dell'arte. Quindi diciamo che è un bel percorso, anche se credo che poi l'arte non vada pesata solamente sotto un aspetto di prestigio culturale, ma l'arte deve essere qualcosa che poi rappresenta appieno l'artista sotto un punto di vista emotivo, tecnico e appunto, diciamo, di talento. E sappiamo anche che è stata da poco a Taormina, dove ha incontrato tanti personaggi del jet set nazionale e internazionale. Com'è andata? Sì, beh, è stato un evento veramente molto importante sotto un punto di vista artistico. L'iniziativa nasce dal maestro Lorenzo Chinnici, suo figlio Francesco Chinnici. Lorenzo, ci tengo a dire, che è stato anche allievo del grande maestro Renato Guttuso. E quindi, diciamo, Taormina è un punto nevralgico per quello che riguarda un discorso di arte, anche, diciamo, del lusso, e quindi questo evento è stato veramente molto partecipato da tanti critici di fama mondiale e anche da maestri internazionali provenienti dalla Cina, dall'Arabia. Quindi, insomma, è stata veramente una bellissima esperienza. Quali saranno i prossimi progetti che la vedranno protagonista? Ma io, diciamo, spaziando appunto, come abbiamo detto in apertura, anche in altre espressioni, anche organizzazioni, ci tengo appunto, diciamo, a questo impegno del 10 aprile alla Sala Nassiria del Senato, dove insieme al giornalista di Radio Vaticana dialogheremo con un'attrice, una fotografa molto brava, che presenterà il suo libro che si chiama Senza Confini. E ci tengo, insomma, a dirlo, perché è un libro che ha anche una missione umanitaria. E poi, insomma, tanti altri progetti nella vita artistica, comunque poi tante escono, insomma, diciamo, fuori all'ultimo. E 25 maggio invece sarò a Villa Caprile, che c'è un incontro sempre internazionale promosso da una stilista uzbeka, e è proprio un incontro interculturale tra la cultura uzbeka e la cultura italiana, e anche lì esporrò delle opere a Villa Caprile. Thank you.
Presidente, buongiorno. Allora, dopo aver visto come si producono le bioplastiche e gli usi che si possono fare nella vita di tutti i giorni e soprattutto la straordinaria innovazione tecnologica proprio in questo mondo attraverso l'utilizzo del biobutandiolo, dove mi hai portata oggi? Oggi completiamo il nostro viaggio in questo posto. Dove siamo? Qui siamo a est, siamo vicino a Padova. Siamo qui con Marita Langella, conduttrice e giornalista Rai nel programma Quasar in onda su Rai 2, e chiediamo appunto qualche informazione sulla trasmissione che conduce. Grazie Claudia per questa domanda. In realtà il programma, noi siamo già alla terza stagione, un programma che va in onda tutti i sabato alle 11:15, poi il programma insomma ha degli orari che sono abbastanza elastici. La terza stagione partirà a maggio quest'anno ed è un programma di cui sono particolarmente orgogliosa. Io mi occupo di una rubrica, sono l'inviata esterna del programma, mi occupo di uno spazio dedicato all'economia circolare che si chiama appunto Storie di Economia Circolare, che mi ha permesso di girare lungo e largo il territorio e di intervistare amministratori delegati, responsabili tecnici, insomma tutti coloro che lavorano nel settore, in questo settore della green economy a vari livelli. In studio c'è, e ho l'onore di lavorare al suo fianco, Valerio Rossi Albertino, fisico del CNR, professore appunto di fisica, che è un grande divulgatore scientifico. Valerio ormai è un volto storico della RAI e lui ha il grande pregio di riuscire a raccontare i fenomeni fisici, quindi complessi, utilizzando un linguaggio semplice attraverso l'utilizzo di oggetti della vita di tutti i giorni, per cui anche chi non conosce il cambiamento climatico, la transizione energetica, la riesce a capire quelli che sono i meccanismi spesso molto complessi utilizzando appunto un linguaggio che è semplice, che è comprensibile. Quindi mi auguro, Claudia, che anche tu guarderai il programma. Certo, e certo. Voi di TRC guardiate il programma, insomma, e mi possiate supportare, ecco. Sicuramente, e quindi quando partirà ufficialmente la terza stagione? Dovrebbe partire i primi di maggio, sai Claudia, poi siamo, tu insomma fai questo lavoro, siamo abbastanza, come dire, scaramantici, non lo diciamo fino alla fine, però dovrebbe essere il primo sabato di maggio, ti farò sapere, ti chiamerò personalmente per dirlo. Grazie. Allora, a Marita Langella chiediamo anche quali sono state le sue esperienze oltre a questa appunto in RAI. Beh, io nasco, Claudia, ti sembrerà strano, così alta come ballerina classica, quindi ho fatto in tutta la prima parte della mia vita, ho fatto teatro, ho lavorato anche poi in televisione come ballerina, quindi nell'intrattenimento, e ho lavorato a fianco di Massimo Ranieri come prima ballerina e poi insomma ho sempre un po' coltivato la passione per il giornalismo che mi ha portato a prendere il tesserino come pubblicista e a iniziare un percorso giornalistico vero e proprio, quindi dell'infotainment, però rimane il mio cuore, rimane sostanzialmente anche un po' molto legato all'arte, alla danza, allo spettacolo e anche un ottimo rapporto ancora con Massimo Ranieri che seguo un po' in giro nelle sue varie tappe. E poi sono approdata circa insomma una decina di anni fa alla conduzione con diversi programmi su Rai 2, su Rai 5, sulla 7, con un approfondimento che si chiamava Magazine 7 Motori, e questo ha rappresentato per me una gavetta che poi mi ha portato adesso attualmente su Rai 2 con questo programma insomma di divulgazione scientifica del quale sono molto orgogliosa. Siamo oggi qui all'Istituto Alberghiero Stendhal insieme alla dirigente Maria Pier Federici, che ci hanno aperto le porte in previsione delle festività pasquali, ma ci svelerà nel dettaglio cosa ci hanno preparato. Sì, benvenuti, con molto piacere che oggi vi accogliamo nella sede, diciamo così, del nostro indirizzo di enogastronomia, quindi dell'indirizzo alberghiero. E cosa abbiamo preparato? Intanto abbiamo allestito una tavola pasquale, molto bella, grazie al contributo e alla collaborazione del nostro professore dei nostri professori di sala, ma soprattutto dei ragazzi che sono stati bravissimi ed hanno accolto con entusiasmo insomma l'invito oggi a collaborare con voi, e andremo anche in cucina, dove vi verrà mostrata la preparazione di una pastiera napoletana. E voi mi direte: siamo a Civitavecchia, la pizza di Pasqua. In realtà questa scelta è dovuta al fatto che noi abbiamo un professore di cucina che viene da Napoli, quindi abbiamo un pochino ragionato e c'è anche la pizza di Pasqua civitavecchese ovviamente, però hanno deciso questa mattina di mostrarvi la preparazione di questa pastiera, il professore con i ragazzi. Bene, allora non ci resta che andare. Gianluca, cosa hai preparato di buono? In questo giorno abbiamo preparato la pizza, cioè la focaccia, l'abbiamo fatta con 25 grammi di lievito e 400 grammi di farina zero, e la maizena
e poi abbiamo messo al forno e poi ci abbiamo messo sopra un po' di sale grosso e rosmarino. Grazie. E in previsione della Pasqua siamo qui insieme a Vanessa, una ragazza della terza A indirizzo enogastronomia, che ci illustrerà gli ingredienti per la pastiera. La pastiera è un dolce tipico tradizionale campano del periodo pasquale. Gli ingredienti principali accompagnano la religione e la cultura locale. E i principali ingredienti sono il grano, simbolo della risurrezione, le uova, simbolo dell'abbondanza e simbolo della Pasqua, e invece la ricotta di pecora, simbolo dell'agnello pasquale. Il procedimento prevede di fare prima una pasta frolla, mantecare, montare gli albumi insieme alla scorza grattugiata di limone. Infine riscaldare il grano precotto insieme al latte e gli aromi, che sono vaniglia, millefiori, cannella, scorza di limone e di arancia. Infine uniamo questi tre composti. Uno stampo ricoperto di pasta frolla, e da questa ricaviamo 7 striscioline che infine formeranno una mappa dei 7 quartieri di Napoli. E adesso però conosciamo nel dettaglio il professore che ha eseguito in maniera, insieme ai ragazzi, in maniera così eccellente questa pastiera. Salve a tutti, io sono il professor Fiandra Salvatore, docente di enogastronomia dell'Istituto Stendhal. Tutto quello che vedete è stata realizzazione
coordinata da noi docenti, ma prodotta dalla terza A di enogastronomia dell'istituto. Qui farei un applauso e li farei presentare. E conosciamo i nomi di questi ragazzi che hanno realizzato la pastiera oggi. Vanessa, Martina, Marta, Cristiano, Alice, Alessandro. Di Sala, Saviano, Mario, cosa avete realizzato proprio in prossimità della Pasqua? Ce lo vuole illustrare? Sì, allora abbiamo appunto realizzato la mise en place pasquale, dove i ragazzi hanno allestito un vero e proprio tavolo con tutte le decorazioni e la mise en place dettagliata, dal segnaposto al fiore, e grazie anche al laboratorio che abbiamo qui di alcuni docenti che con la collaborazione dei ragazzi con disabilità hanno creato questi centrotavola che noi l'abbiamo poi guarniti con dei fiori del Po locali per creare questa fantastica mise en place che si sposa benissimo con le preparazioni che hanno preparato i ragazzi della cucina che abbiamo visto poc'anzi. Questi sono i miei ragazzi di quarta che hanno collaborato a rendere questa tavola così bella. Ilaria, Erika, Romina, Rosi, Federico, Azzurra, Sofia e Michela. Per noi è stato un piacere partecipare a questa attività, al vostro invito, e i ragazzi si sono spesi tantissimo, è da una settimana che abbiamo fatto diverse preparazioni e l'organizzazione e l'allestimento comunque li ha resi partecipi e quindi è stata una bella avventura. E siamo qui con Marta che ci racconta un aneddoto sulla Pasqua. I dolci pasquali hanno origini molto antiche e sono simbolo di rinascita. Regalarli è considerato un vero e proprio gesto di amore e di pace. Sono ricette fatte con ingredienti molto semplici delle culture contadine che le donne custodiscono gelosamente e tramandano questa ricetta alle loro figlie e ai nipoti. Facciamo un piccolo passo indietro e con il carnevale. E per carnevale si intende in latino carnem vale, e vale sarebbe il saluto che si usa per congedarsi, quindi carnem vale significherebbe carne a Dio o levare la carne. Si esaurivano tutte le scorte di cibo e si aspettava la primavera, che con sé riportava la rinascita dei prodotti della terra e la macellazione, in quanto gli animali avevano compiuto il ciclo riproduttivo. La festività si svolge alla fine della Quaresima, che sarebbero 40 giorni di digiuno e pentimento. La Chiesa credeva che la resurrezione di Gesù avesse avuto luogo di domenica. Il Concilio decise che la Pasqua dovesse cadere sempre la prima domenica dopo la prima luna piena che segue l'equinozio di primavera. La Pasqua è sempre rimasta senza una data fissa. Qui insieme al docente di sala dell'Istituto Stendhal, Mario Saviano, che ci illustrerà come realizzare questo cocktail e poi tra l'altro quali sono gli ingredienti. Sì, un cocktail molto semplice, analcolico, a base di succo d'arancia, succo d'ananas, granatina e a completare con un tocco di ginger beer da dare quella nota piccante al nostro aperitivo analcolico. Free.
Siamo qui in compagnia della poetessa Braccio Agnese Monaldi. E come nasce la passione per la poesia a braccio e che cos'è la poesia a braccio? La poesia a braccio per me è un dono che io ho avuto sempre da piccolina. Non è che ho fatto chissà che cose, mi sono informata su tantissime cose. Certo, si studia, si legge, si fa per sapere, perché poi quando tu canti l'ottava rima. L'ottava rima si sa che è formata di 8 versi, di cui sono 6 alternati, poi c'è il distico finale. Tutto questo scherzetto poi viene però cantato endecasillaba, ogni verso sono endecasillabi e comporta questa cosa, diciamo, un po' di tutto, no? Io vado nelle scuole, vado a insegnarlo anche ai bambini, e questo dono grande, che per me penso sia stato un grande dono, vorrei trasmetterlo per lasciarlo poi a queste nuove, a questi bambini che crescono adesso, per imparare che cos'è la metrica, che cos'è la poesia, per sognare, perché i bambini oggigiorno sognano poco, secondo me. Ma ci fa un esempio pratico di che cos'è l'ottava rima in versi? Sì, allora, questa è l'ottava rima. Quando si canta l'ottava rima, sono 8 versi di cui si alternati. Se Agnese il verso bene lo collima, vuol dire che l'ha fatti organizzati. Io debbo scavalcar più di una cima per arrivare ai giusti risultati. Ma se la verve la sentite buona, intingo nella fonte nell'icona. Questa è l'ottava rima. Sappiamo che la poesia a braccio nella storia ha riguardato inizialmente più gli uomini, ma quali sono state le donne che poi si sono distinte in questo? Sì, ci sono state le donne un tempo che sono state come per esempio Corilla Olimpica, che è stata premiata al Campidoglio con la corona di alloro. E dopodiché abbiamo avuto altre donne, magari non le nomiamo tutte, andiamo a vedere la Beatrice del Pian degli Ontani, che lei addirittura era una pastora che non aveva studiato, non sapeva leggere, diciamo, eppure lei è stata con l'Alfieri, con i grandi poeti, perché è stata, diciamo, è arrivata proprio all'indice del successo. E poi questo canto, veramente questa ottava rima, quest'arte è un'arte che era prettamente maschile, e adesso qualcuno si affaccia, no, come donne. Io quando sono uscita per le prime volte ho cantato con tutti gli uomini, e anche grandi poeti sono stati abbastanza bravi, qualcuno non c'è più, questo mi dispiace molto, però adesso mi sembra che è un periodo che, dico sempre io, tutti vogliono fare tutto. Questo periodo qui, a volte bisognerebbe invece scegliere ognuno quello che ha. Io ho un dono, te ce n'è un altro. Non è possibile fare tutto poi nella vita. Questo. E io quest'arte la ritengo un grande tesoro per me, ma non solo per me, per trasmetterla. Io la voglio trasmettere, non voglio andare via che non ho fatto questa grande cosa, secondo me. Ma ce la faccio, perché già i bambini con me vengono a recitare. Già facciamo degli spettacoli e le porto con me, e vorrei continuare. Quindi hai il calore e l'affetto delle persone, le riesci a coinvolgere in questo? Ecco, quello sì, ce n'ho proprio tanto, perché io dico sempre che sono Agnese della gente, e faccio di tutto, dico che lo faccio senza interesse, perché faccio tutto gratis, sia nelle scuole, nel canto, dove vado. Sono scelte di vita che io ho fatto, ma è quello che mi dà soddisfazione, ha detto bene, è proprio l'amore che trasmettono gli altri a me. E adesso sentiamo Agnese Monaldi intonarci le note di una canzone intitolata Libertà. Scende la sera sulle spalle di un uomo che se ne va. Oltre la notte nel suo cuore un segreto si porterà. Tra case e chiese una donna sta cercando chi non c'è più. E nel
tuo nome quanta gente non tornerà. Libertà, quanto hai fatto piangere senza te, quanta solitudine, fino a che avrà un senso vivere. Io vivrò per avere te. Libertà, quando un coro s'alzerà, canterà per avere te.